Nuova settimana in zona arancione per le Marche, le riaperture dal 26 aprile, poi la campagna di vaccinazione al via per la fascia di popolazione tra i 65 e i 69 anni, la situazione dei contagi, tutte le altre notizie dalle Marche nel GR Radio Nuovo in onda alle ore 8:30, 12:30, 18:40 e 22 su 90-96,9 MHz, notizie che qui sintetizziamo nella newsroom. Ben ritrovati. Dunque, Marche in zona arancione anche la prossima settimana. Ad annunciarlo è stato, come di consueto, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Le sue parole, cerchiamo di essere attenti e tenere alta l'attenzione. A partire però dal 26 aprile ci sono cambiamenti importanti. Tornano in Italia le zone gialle e in zona gialla e arancione le scuole tornano tutte in presenza, mentre nelle zone rosse resta una modulazione di didattica in presenza e didattica a distanza. Riparte anche la ristorazione con la precedenza alle attività all'aperto. Sempre dal 26 aprile consentiti sport all'aperto insieme a spettacoli, teatro e cinema rigorosamente all'aperto. Dal 15 maggio riaprono i battenti, gli stabilimenti balneari e le piscine, anche in questo caso all'aperto. Dal 1 giugno tornano disponibili alcune attività connesse alle palestre, dal 1 luglio le fiere. Spostamenti consentiti tra regioni gialle, per le regioni di diverso colore è previsto un pass. Queste riaperture, ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi, sono una risposta al disagio di categorie giovani e portano maggiore serenità nel paese. Marche al via oggi alle 12 la prenotazione per il vaccino anti-Covid-19 per la fascia d'età 65-69 anni. Le modalità di prenotazione sono ormai note: il sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, numero verde 800 00 99 66. Vediamo ora la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati testati 4.853 tamponi, 2.719 nel percorso nuove diagnosi, 2.134 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326. Vediamo la distribuzione per province: 91 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in provincia di Ancona, 70 in provincia di Macerata, 47 in provincia di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo, 15 fuori regione. 718 i soggetti ricoverati, di cui 108 in terapia intensiva, 6 i decessi verificatisi ieri. A Macerata proseguono i controlli della polizia locale guidata dal comandante Danilo Dori. Il bilancio: dal 1 gennaio ad oggi gli agenti hanno elevato 120 sanzioni per mancata revisione dei veicoli, 37 hanno riguardato la mancanza di assicurazione. Sul fronte velocità, le zone più oggetto di osservazione sono quella di Valle Verde, Via dell'Acquedotto, Montanello, La Pieve e la Carrareccia. Sempre a Macerata, convocate dal presidente Francesco Luciani due nuove sedute del Consiglio Comunale per il 26-27 aprile alle ore 16. I lavori, come di consueto, potranno essere seguiti in diretta sulle nostre frequenze. E poi andiamo a Civitanova, perché è arrivata giovedì la conferma dell'assegnazione della bandiera verde dei pediatri alle spiagge, appunto, di Civitanova Marche. Il vessillo viene assegnato dal 2008 grazie a un'idea del pediatra e giornalista Italo Farnetani. Un'altra bella conferma per Civitanova, il commento del sindaco Fabrizio Ciarapica, dove la vocazione turistica e commerciale sta crescendo, così come l'attenzione all'ambiente. Corridonia, si sono conclusi i lavori che la provincia di Macerata ha effettuato per il risanamento di una frana sulla provinciale 34 corridoniana per un importo complessivo di 200.000 euro. Le notizie dalla regione: pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi regionali alle famiglie per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Il finanziamento complessivo messo a disposizione è pari a 200.000 euro. Poi c'è una notizia importante per quel che riguarda la ricostruzione: il commissario straordinario, appunto, alla ricostruzione Giovanni Lognini ha firmato il decreto per la presentazione delle domande di agevolazione destinate alle attività già presenti nei comuni terremotati. Si tratta, con buona sostanza, di un finanziamento, di finanziamenti a tasso zero per investimenti di micro, piccole e medie imprese già presenti nei comuni terremotati sulla base delle misure previste dall'articolo 24 del decreto 189 del 2016. Il GR chiude, prima ancora della sua pagina sportiva, con una buona notizia dall'Università di Macerata. Dopo aver ricevuto gli auguri in persona dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Arianna Giulianelli è stata proclamata dottoressa magistrale in giurisprudenza. Le sue parole: il nostro GR, ho avuto la determinazione di dimostrare a me stessa e agli altri che non ci sono né barriere né limiti se, come me, vuoi raggiungere un obiettivo e hai una forte voglia di riscatto. La pagina sportiva: come preannunciato, il volley dopo la vittoria di mercoledì 14 aprile in 4 set al Pala Barton contro Perugia. Gli atleti della Cucine Lube Civitanova continuano a lavorare, l'Eurosolio Forum, concentrandosi ovviamente su allenamenti tecnico-tattici.
tattici in vista di domenica 18 aprile, giorno di gara 2 in casa con la Sir Safety Conad Perugia. Poi la stagione delle cronoscalate tricolori, che è stata posticipata di qualche settimana con la cronoscalata marchigiana Trofeo Scarfiotti Sarnano Sassotetto, rinviata appunto per il fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 maggio. Questa è l'offerta informativa di Radio Nuove, il GR, alle ore 8:30, 12:30, 18:40 e 22. Vediamo ora gli approfondimenti di oltre i titoli, in onda alle ore 10, 13, 30 e 20. Partiamo dalle parole del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, in visita nelle Marche lo scorso lunedì. Ha parlato, tra i vari temi che vi proponiamo, di sisma, programmazione del Recovery Fund, emergenza sanitaria. Poi andiamo a Macerata, e dove continua a tenere banco la questione del nuovo ospedale, le parole del assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, le parole del sindaco Sandro Percaroli e la replica dell'ex sindaco di Macerata, Romano Carancini, ai nostri microfoni. Poi il ricordo di Don Giovanni Carnevale, che ha salutato la comunità salesiana maceratese, si è spento domenica 11 aprile all'età di 97 anni, una figura, insomma, poliedrica di Don Giovanni, che è ricordato come docente al liceo classico dei Salesiani, appunto a Macerata, ma anche per la affascinante teoria che ha portato avanti, che vede nell'abbazia di San Claudio a Chienti il luogo di sepoltura di Carlo Magno. Ecco il ricordo di Don Giovanni Carnevale nelle parole di Don Flaviano d'Ercole, per diversi anni direttore dei Salesiani di Macerata. Ecco. Queste sono le anticipazioni di oltre i titoli alle ore 10:05, 13:30 e 20. GR, ve lo ricordo, ore 8:30, 12:30, 18:40 e 22. Continuate a seguirci sul nostro sito radionuova.com, sui social, come state già facendo. Io sono Marco Morosini, questo è Newsroom. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci e a risentirci in radio.